Ciao ragazzi, oggi vorrei farvi vedere il mio ultimo acquisto che ho fatto su Amazon e si tratta di un sistema per ventilare il computer portatile, diciamo dal basso. Purtroppo i computer portatili di oggi, visto le potenze che riescono a raggiungere, raggiungono anche temperature che sono di tutto rispetto, quindi a volte sentiamo la loro ventola che continua ad andare, diciamo, un po' all'infinito e soprattutto adesso che ci stiamo dirigendo verso la stagione calda, questo penso che sia una delle soluzioni, diciamo, possibili per ottimizzare il rendimento del nostro computer. Come vedete, il prodotto è veramente appena arrivato il pacco, quindi lo sto per aprire per la prima volta insieme a voi. E andiamo a vedere un attimo appunto com'è l'interno della scatola. Il prodotto così a prima vista sembra davvero professionale, sembra anche ben fatto. Solo che adesso andandolo ad estrarre troveremo appunto il prodotto in tutto il suo con tutta la sua dotazione. Come vedete, è un prodotto che, come dalle specifiche che venivano riportate appunto sul sito, ha delle ventole, ce ne sono ben 5, di cui una centrale che è molto grande, dovrebbe essere un diametro 13 cm, più altre 4 ventole che dovrebbero essere circa un 7 cm più o meno. Abbiamo una regolazione frontale per la velocità appunto delle nostre ventole. E adesso non si tratta che di andarlo a testare. Nella scatola, chiaramente, oltre al prodotto in sé, troveremo appunto una piccola guida di istruzioni preliminare con la quale, diciamo, potremo andare a regolare il nostro dispositivo e un cavetto USB per poterlo alimentare. Da quello che vedo, l'alimentazione avviene tramite le due prese USB che sono poste, diciamo, nella parte posteriore del dispositivo e appunto, come dicevo prima, adesso lo proveremo ad installare sotto il nostro computer, sotto il computer portatile che ho qui con me. Come vedete, io prima adoperavo un sistema di raffreddamento molto casereccio, ossia mettere una guida al di sotto del computer in modo tale che rimanesse una piccola intercapedine tra il computer e la base di appoggio, in maniera tale che le ventole del computer col loro funzionamento potessero creare un ricircolo d'aria che agevolava il raffreddamento appunto del computer stesso. Con questo sistema direi che dovremmo ottimizzare parecchio il rendimento di raffreddamento. Una cosa che ho notato durante, diciamo, l'unboxing di questo prodotto è il fatto che nella scatola sia presente soltanto un cavo USB. Mi sarei aspettato sinceramente anche un alimentatore da rete USB per poterci collegare questo cavo, ma purtroppo non c'è, quindi dovrò ovviare al problema cercando di utilizzare un vecchio alimentatore per telefono cellulare, un vecchio smartphone che non uso più, il quale questo alimentatore darà alimentazione appunto al dispositivo tramite il suo cavetto USB. Dunque, il cavetto USB in questo momento l'ho collegato alla presa di rete che sta esattamente sotto la scrivania. La sua lunghezza è di circa 50 centimetri, quindi dovremo cercare di posizionarlo più o meno in quest'area. Prima cosa che farò ovviamente è spostare il tutto per agevolare il posizionamento della base. Ecco, direi che la base in questo momento è posizionata. Allora, la base in pratica sto vedendo le cose con voi per la prima volta, quindi anche per me è un po' tutto nuovo. Abbiamo un suo sistema di fissaggio che è dato da questo gancio che potremo andare a regolare come inclinazione attraverso questi, diciamo, questi ganci a sua volta di regolazione. In questo momento, essendo
la temperatura ancora non così calda, lo andrò a regolare, diciamo, sul gancio, quello più basso. Di altri no, vedo che non ce ne sono, o meglio, sì, posso usare anche questo che è quello più basso in assoluto. In questo momento andrò a collegare il mio cavo di alimentazione alla presa, a una delle due prese poste qua di dietro. Come vedete, il sistema parte direttamente. Tutte le ventole vedo che stanno praticamente girando e tramite la nostra pulsantiera possiamo andare a regolare le velocità in più o in meno, e forse con questo poi andremo anche a spegnere il dispositivo. Infatti, tenendolo premuto per un secondo, il dispositivo si spegne completamente. Per andarlo ad accendere, stessa cosa, premo per un secondo, il sistema riparte con la stessa velocità di come l'avevamo lasciato. Posso anche aumentare le regolazioni della velocità e le ventole automaticamente aumenteranno la loro velocità. Vedo che arriviamo fino a un massimo di 6. E comunque sopra sento già che si crea un'ottima areazione. Proviamo a scendere come velocità. Voglio vedere a 1 com'è. E anche a 1 direi che comunque c'è un'ottima ventilazione nella parte, diciamo, superiore di questo dispositivo, quindi potrebbe già essere in questo momento sufficiente. Come vedete, qui alla base troviamo un piccolo bordino che possiamo sollevare per appoggiarci poi contro il nostro computer. Ora andiamo ad applicare appunto il computer al dispositivo. L'applicazione è semplicissima, anche perché prendiamo il nostro computer e praticamente lo appoggiamo soltanto sulla base che è già alimentata in questo modo. La base automaticamente andrà a raffreddare tutta la parte sottostante del nostro computer, che normalmente è già dotato di una serie di fori che gli permettono già di serie di essere raffreddato dalle sue ventole interne, e il tutto dovrebbe essere comunque molto ottimizzato per abbattere le temperature, soprattutto quando si sta giocando con videogiochi o si usano applicazioni molto pesanti. Per il momento direi che il video termina qui. Quello che dovevo farvi vedere bene o male è la rappresentazione appunto di questo dispositivo, che secondo me, per quello che ho speso, è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ciao ragazzi e al prossimo video.